Allora, siamo qui nella hall del Centro Congressi con Edoardo De Nicolais, un consulente energetico ed ambientale, al quale chiediamo di dirci le sue impressioni sulle conclusioni di questa sessione programmatica in relazione alle carte qualità di servizi e poi se ci vuole spiegare più in particolare di cosa si occupa. Edoardo, che ci puoi dire? Beh, innanzitutto che finalmente stiamo provando a crescere come cittadini europei, al di là di quello del negativo che l'Europa finora ci ha riversato addosso solo in termini economici, e cioè la importante funzione che i consumatori e le loro associazioni hanno nel monitorare e nel valutare concretamente i risultati di questi monitoraggi sui servizi di interesse pubblico, dai trasporti all'energia, all'uso delle fonti rinnovabili come quello dell'acqua, eccetera. La sessione programmatica ha fatto, come dire, affondato molto, impermeato molto sull'aspetto regolamentare, perché questo decreto del 27 ottobre, se non sbaglio, decreto attuativo, dovrebbe cominciare a far generare dei risultati positivi, risultati che ovviamente non potremmo vedere prima di un anno e mezzo, posto che riusciamo a trovare accordi con le amministrazioni o con gli enti concessionari nell'arco dei primi 5 o 6 mesi. Mi spiego meglio. Siccome il monitoraggio ha un costo e le strutture professionali, che siano appartenenti alle associazioni consumeristiche o anche autonome, indipendenti, hanno necessità di affrontare determinati costi, questi costi qualcuno li dovrà pagare. Per la prima volta, in questo è innovativo il regolamento, per la prima volta questo concetto diventa esplicito e non, come dire, lasciato nella incertezza, nell'equivoco, nell'ambiguità che assomma al principio secondo il quale le associazioni no profit sono fatte da angeli custodi che vivono di aria e fanno miracoli senza sforzi. Questo è un assurdo. Quindi ne parlo bene come impostazione, vorrei parlarne meglio a un minimo di consultivo che spero da qui a un anno, se ragionevolmente si sono superati questi piccoli inconvenienti iniziali, potremmo andare a verificare. Dottor De Nicolais, lei si occupa anche di energia e di ambiente. Che cosa ci puoi dire delle polemiche sul fatto delle energie rinnovabili o finte rinnovabili? Nel senso che sorgono molti comitati in giro per l'Italia che contestano centrali a biogas, inceneritori con le quali no, si vogliono incenerire rifiuti, o centrali a biomasse, in quanto c'è un eccessivo consumo di suolo e quindi riduzione delle colture. La politica italiana ci porta con degli incentivi a far sì che questi impianti guadagnino milioni nel giro di pochi anni. Lei cosa ne pensa di questo tipo di politica? Ne penso bene per le finalità, male per la modalità con la quale vengono attuate. E mi spiego. Se gli incentivi sono attraverso un artato e anche stupido, mi dovete passare il concetto, percorso economico finanziario caricate all'utilizzatore finale, che è il consumatore che le paga in bolletta, come è noto gli incentivi energetici sono pagati da tutti noi attraverso i costi generali che l'autorità fissa e fa inserire nel computo delle bollette energetiche, delle bollette di gas o di energia elettrica. Se questo percorso continua a essere, come dire, senza regole, senza controlli, ovvero c'è un solo uomo al comando che decide, un solo uomo o comunque un gruppo ristretto che risente delle pressioni industriali di chi è il beneficiario, c'è il paradosso del controllore che è controllato, che controlla se stesso, e il risultato non può che essere. Io dico che chi fa impresa deve avere una spinta iniziale per essere incentivato a fare impresa, 2 o 3 anni, ma non su quello che produce, sui costi infrastrutturali,
vuoi fare una centrale? C'è un valore economico interessante nella tua zona? Bene, dimostramelo, concordalo con le realtà, io ti do un incentivo, ti faccio lo sconto fiscale per 3 anni, quello che sia. Dopodiché le tue tariffe devono essere anche più basse di quello che è il costo medio della prevista dall'autorità, se no mi dispiace, vorrei capire dove sta il vantaggio per me consumatore, non lo vedo. Quindi da questo punto di vista è un primo punto da chiarire. Gli aspetti della impiantistica, anche lì, proprio perché sono mossi dall'utilizzo, dall'utile, dal vantaggio economico nel vendere, a prescindere dalla qualità intrinseca della produzione, pensiamo per esempio agli inceneritori, nel caso specifico non tanto alle, e poi parleremo anche dei sistemi di biomasse. Per gli inceneritori c'è un problema legato molto alla tipologia di rifiuti che entrano nelle fornaci. Se tu mi dai una tipologia di rifiuti predeterminata, io la riesco a gestire in termini di emissioni nell'ambiente. Se mi ci butti tutto, c'è qualcosa che sfugge nel camino e che quindi mi ritorna sul terreno come contaminante. Ecco quindi la necessità a monte di stabilire cosa deve andare nelle fornaci. Biomasse. Le biomasse sono una delle tante alternative per produrre energia alternativa, al di là del bisticcio di parole. Le biomasse però hanno un limite. Non possono funzionare in relazione alla sottrazione del suolo agricolo in cui si vanno a coltivare specialità agricole ai fini energetici e non ai fini alimentari, perché è una mortificazione, un'offesa alle tante persone nel mondo che hanno difficoltà di accesso al cibo. Per contro le infrastrutture delle biomasse possono funzionare benissimo come punto terminale, per esempio, della manutenzione dei boschi, per la manutenzione dello sfalciato, di giardini pubblici o privati, eccetera, perché c'è un contenuto energetico che una volta sottratto l'acqua riesce a funzionare benissimo. Ci sono dei bioreattori che riescono a far trasformare la sostanza verde di scarto, quella sì, che però ti mantiene un sottobosco pulito e ti evita gli incendi e ti evita il degrado del suolo, eccetera, in maniera tale che invece di avere il problema poi di dove andarla a buttare, la si infila in un sistema di biomasse, in un sistema di gestore di biologico e se ne ottiene energia che può essere biogas piuttosto che il biogas utilizzato in loco per generare energia elettrica, per esempio, o calore. Quindi i sistemi ci sono, sicuramente sono importanti, ma vanno calibrati in funzione di quello che sono dei piani economico-finanziari sul territorio che ne giustifichino l'esistenza. Quindi, diciamo, a secondo del principio di concertazione e di precauzione, ovvio, va sempre concertato col territorio, con le associazioni, eccetera, un tipo di impianto del genere. Quindi dovrebbe esserci sempre una sinergia tra i cittadini e il territorio e chi vuole costruire questi impianti, non ritiene questo? Assolutamente sì. Facciamo un esempio così didascalico ma immediatamente comprensibile. Se io ho 52 di taglia, non posso pensare di mettere una 46 o una 60, ci starei male in tutti e due i casi. Una perché troppo stretta e quindi non mi permetterebbe di fruire dell'abito, l'altra troppo larga che mi creerebbe altrettanto tipi di impaccio. Quindi ho bisogno della taglia appropriata al mio fisico. L'impiantistica energetica, così come i servizi sul territorio, devono partire dalla logica della parametrazione con il territorio che intendono servire. Questo comporta inevitabilmente una analisi molto attenta e molto ragionata, che non può essere fatta dal grande cervellone, non perché non crediamo al cervellone, ma perché è una posizione individuale rispetto ai fruitori, che sono tantissimi in quel territorio e che hanno altrettanto legittimo diritto a concorrere alla definizione della opportunità o meno della realizzazione di una infrastruttura del genere. Lei ha un sito dove ci possiamo informare su questo tipo di attività che lei sta facendo? Sì, un sito lo faremo presto perché noi abbiamo promosso qui in Campania, è una cosa proprio una novità di questi giorni, anche se è stata concepita da alcuni mesi, da molti mesi per la verità, ma le difficoltà del volontariato portano a questi inevitabili ritardi.
Noi stiamo pensando, abbiamo fondato un coordinamento campano dei consumatori. Il simbolo sono tre maglie di catena del tricolore, perché ci sentiamo ancora molto italiani. Con questa struttura, che è promossa da ACU e da Coracons, ha allargato la partecipazione alle altre associazioni CNCU operanti in Campania, abbiamo deciso di realizzare un vademecum di obiettivi energetici. Non è come si risparmia la corrente con la lampadina, cioè, questo lo lasciamo fare a chi lo fa già. Noi diciamo che facciamo una misura dello stato dell'arte nella nostra regione, dopodiché diciamo a nostro giudizio quali sono le principali direttrici che devono essere seguite dalle amministrazioni pubbliche, che sono gli organismi regolatori. La facciamo a livello regionale perché abbiamo ritenuto utile poterla gestire a portata di mano. Se il modello funziona, e noi riteniamo che funzioni, sarà proprio la struttura delle associazioni che vi partecipano a disseminarla su tutto il territorio nazionale, e perché no anche a proporla a livello europeo, per fare in modo che stavolta si inverta la catena della decisionale delle strategie energetiche. Invece di partire dall'alto, da gruppi di interesse, per carità legittimi, ma troppo di parte, la facciamo partire dalla base, che è il primo e più importante fruitore di questi benefici. Ringraziamo il dottor De Nicolais e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie altrettanto.